Ciao, benvenuto o benvenuti in questo video. Io sono Cristian e mi occupo di cucina naturale senza glutine. Dunque, in questo video ti parlo dello psiglio. Eccolo qua. Questo che vedi è la mia confezione di psiglio. E dobbiamo dire diverse cose sullo psiglio. E innanzitutto, perché si usa lo psiglio nella cucina senza glutine? Io mi occupo di cucina naturale senza glutine, quindi vado a utilizzare le farine naturalmente prive di glutine, quindi farina di riso, grano saraceno, amaranto, teff, sorgo, la quinoa, il miglio, quindi tutte queste farine che sono naturalmente prive di glutine e che quindi non sono le miscele pronte gluten free, perché vedo che c'è un po' di confusione, perché molte persone arrivano nella cucina senza glutine, gli dicono che devono prendere queste miscele pronte e quindi per loro la farina diventa quella, cioè la farina senza glutine, gluten free, la miscela. Quella è una miscela pronta all'uso per fare pane, biscotti, la pasta, cioè puoi fare tutto, perfetto. E sono le miscele, ce ne sono di vari utilizzi, sono già pronte all'uso, spesso già contengono anche lo psiglio, oppure lo xantano o altre cose. Generalmente sono formate dalla gran parte di amido, amido di mais, amido di riso, queste cose qua, perfetto. Poi ci sono le farine naturalmente prive di glutine, che sono quelle che nascono da un cereale o finto cereale, ad esempio il grano saraceno, per dirne uno, che non hanno glutine, cioè nascono così, la natura ce li offre così come sono. Non avendo però glutine, chiaramente non si possono utilizzare così come sono, tra virgolette, o meglio, in teoria, questo è, diciamo così, quello che viene insegnato, che viene detto, che non si possono utilizzare così come sono per fare il pane, la pasta e tutto quanto quello che noi vogliamo fare. Perfetto. In realtà non è vero, si possono utilizzare per fare il pane, per fare i dolci, i biscotti, senza nessun problema, e chiaramente otterremo un prodotto diverso, tutto qua, non è che non puoi usare, tu puoi fare un pane di quinoa, lo fai, ottieni un prodotto diverso. Quando io leggo farina di quinoa, non puoi usarla oltre il 20% all'interno di un impasto. Secondo me non è corretto, non è che non puoi, puoi, ottieni un prodotto diverso. Bene. Se usiamo questi prodotti naturalmente privi di glutine, cioè queste farine naturalmente prive di glutine, che ho appena citato, quindi quinoa, amaranto, tutte quelle lì, quindi di cereali e finti cereali, abbiamo bisogno di aiuti. Questi aiuti sono composti da appunto i cosiddetti additivi naturali. Uno di questi, intanto, come possiamo vedere, quindi la parola additivo non è per forza negativa, in questo caso non è negativa perché è un prodotto totalmente naturale, ma se viene aggiunto può essere definito anche un additivo. Bene, uno di questi è lo psiglio. Lo psiglio aggiunto a delle farine naturalmente prive di glutine lo rende questa farina un po' più lavorabile, un po' più accettabile come risultato. Sempre nulla a che vedere col glutine, quindi quando leggo lo psiglio ti fa rendere, ho letto anche che lo psiglio rende l'impasto elastico, ma no, lo psiglio non rende l'impasto elastico, no, non è nulla che si possa avvicinare al glutine. Il glutine è una cosa, noi facciamo un altro tipo di cucina, otteniamo altri prodotti. I nostri impasti non sono elastici, ti puoi avvicinare a quella roba lì, a quel tipo lì, con le miscele, miscele formulate apposta da industrie che fanno quello di lavoro, eccetera, eccetera, ma sono ricchissime di amido, cioè si arriva anche al 70% che è amido. Se io voglio fare un pane 100% quinoa, invece posso farlo, o saraceno, o miglio, lo posso fare, io lo faccio, ottengo un prodotto diverso. Bene, in questo caso lo psiglio è uno dei miei aiuti, chiaro? Perfetto, quindi, allora che mi hanno chiesto un video esplicativo su queste cose, proprio spiegato facile,
e quindi penso che questo sia spiegato facile. Che cosa fa lo psiglio? Intanto, che cos'è lo psiglio? Lo psiglio è, noi troviamo in commercio la cuticola di psiglio o i semi di psiglio. Noi usiamo la cuticola, perfetto. Questa è cuticola di psiglio. È naturalmente priva di glutine, ma essendo un prodotto lavorato, trasformato e quant'altro, è un prodotto a rischio. Quindi i celiaci devono prendere uno psiglio certificato senza glutine. Ho detto più volte, io non sono celiaco, sono sensibile al glutine. Ad ogni modo, questo è naturalmente senza glutine, non ha glutine. E però, non essendo certificato, non va bene per il celiaco. In commercio troviamo psiglio certificato, quindi di cuticole, di buccia, non di semi. Perfetto. Che cosa fa lo psiglio? Lo psiglio fa una differenza abissale tra usarlo e non usarlo. Per accorgerti ti basterebbe fare un impasto con e uno senza. Lo psiglio trattiene i liquidi, quindi aiuta comunque a tenere insieme l'impasto, crea una sorta di gel che quindi fa una piccola barriera, quindi oltre a trattenere i liquidi fa una piccola barriera all'interno, all'esterno dell'impasto, quindi nell'impasto, che quindi trattiene un po' di gas durante la lievitazione e quindi permette di ottenere un pane discreto, per me ottimo, discreto se lo paragoniamo ai risultati che puoi ottenere con le miscele o con o con glutine, ovviamente, no? Ecco, cioè qui non hai le bolle dentro. Le bolle le puoi ottenere usando le miscele con ricche di amido e altri additivi, anche naturali. Perfetto. Chiaramente molte persone non possono o non vogliono utilizzare amidi raffinati e quindi usano farine in purezza. Se siamo farine in purezza dobbiamo utilizzare questi aiuti. Perfetto. Lo psiglio è soltanto uno degli aiuti, poi abbiamo anche altri additivi naturali, prodotti naturali che noi utilizziamo. Perfetto. Io ho un corso di cucina dove spiego tutte queste cose, un corso sul pane, un corso sulla cucina senza glutine in generale. Ad ogni modo, a parte questo, lo psiglio come si usa? Allora, si utilizza, ci sono due sistemi, o lo mettiamo direttamente nelle polveri e lo mescoliamo con la farina, che è il sistema che io utilizzo e che preferisco, oppure lo andiamo a mettere lo andiamo a sciogliere nel liquido diventerà un gel, quindi quello anche è un sistema di utilizzo. Io preferisco il primo, quindi lo mescolo con le farine, secondo me rende meglio. Che altro dire sullo psiglio? Perché lo psiglio esiste in commercio? Perché ce n'è così tanto? Questa è una confezione famiglia, non è conosciuto e nato, diciamo così, è nato perché è in natura, ma non è che in commercio lo troviamo perché viene usato nella farina senza glutine. Ah, sì, scusa, eccolo qua, lo vedo adesso, certificato 100% bio gluten free, è scritto gluten free. Va bene, comunque sì, io metto qua sotto al video i link di un paio di queste confezioni, perché tutti spesso mi domandano dove lo compro, io lo compro online, ragazzi, io compro tutto online sta roba. E quindi stavamo dicendo, perché esiste in commercio tanto psiglio? Perché viene usato come regolatore del tratto intestinale, diciamo così, che ha un effetto leggermente lassativo. Quindi è ovvio che non possiamo usarne tanto, perché se ne usiamo tanto rischiamo di avere problemi, no? Intestinali. Quindi anche qui, quando vedo ricette con dosi esagerate di psiglio, anche no. Quindi va bene che è comodo, va bene che ti rende gli impasti belli, ma hai due problemi. Punto 1, rischi di ottenere un prodotto effetto gommoso, no? Che ti rimbalza, pallina da ping pong, oppure puoi anche avere effetti lassativi. Quindi verificare sempre intanto che effetto ha su di te. Punto secondo,
comunque già trovi questi, questi li mettono anche nei prodotti, nelle miscele, quindi tu devi sapere pure queste cose. Punto terzo, se ne mette poco, quindi se ne usa poco. Quanto se ne usa? Il 3% sul peso delle farine, quindi se io ho 100 grammi di farina metterò 3 grammi, se ne ho 500 grammi metterò 15 grammi di psiglio. Questo è più o meno le dosi, con queste dosi uno è tranquillo e non ha nessun problema, salvo intolleranze particolari e singole che però io non ho mai sentito. Ma se tu leggi, come vedi, dicono puoi leggere, vedi, mescolare con altri liquidi freddi come latte, succo, yogurt o diluito in acqua, cioè può contenere tracce di noce. Vedi che non dice può contenere tracce di glutine perché è scritto senza glutine. Dicono o diluito in acqua o nello yogurt perché viene preso per chi ha problemi intestinali e vuole andare, ecco. Basta, quindi questo era il discorso sul ruspiglio. Io lo uso nel pane, pizza e quant'altro, nelle mie miscele o che mi faccio io in casa o farina in purezza, uso l'ruspiglio. L'ruspiglio non va usato se usi una miscela. Se usi una miscela, la miscela è già pronta, cioè il classico mix gluten free che trovi in commercio è già pronto all'uso, formulato, perfetto per il suo utilizzo, e quindi lì non è che ci devi aggiungere psiglio e altre cose, no, ecco, perfetto. Quindi ci tenevo a fare un video esplicativo sullo psiglio perché vedo che è molto richiesto. Quindi, ottimo da usare, 2, non abusarne, 3, prendilo certificato senza glutine se hai problemi di intolleranza. Ti mando un abbraccio, ci vediamo nel prossimo video. Se ti piacciono questi video, dammi un aiuto, metti il like, condividi il video, segui il canale, e così io posterò altri video. Buona cucina naturale senza glutine, qua Cristian, ciao!